Buonasera e ben ritrovati all'edizione serale di TG Cosmos. Oggi giovedì 10 marzo andiamo come sempre con la cronaca in primo piano. Tragedia la notte scorsa in piazza Tamponi a Capaccio, dove un 31enne che viaggiava a bordo di uno scooter dopo aver perso il controllo del mezzo perché è finito con le ruote in un solco stradale si è schiantato al suolo riportando gravissime ferite alla testa che gli sono costate la vita. L'impatto con l'asfalto è stato molto violento. Immediatamente il 31enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dove è stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici, interventi purtroppo inutili, tanto che i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Su quanto è accaduto stanno adesso indagando i carabinieri della compagnia di Agropoli per accertare ogni responsabilità, tra le probabili cause anche i lavori di metanizzazione nella zona. E invece attimi di paura per un uomo di origini pollesi che intorno alle 12.30 di questa mattina è stato aggredito nei pressi dell'area industriale di Polla da un uomo che a bordo della sua bicicletta transitava nella zona. Alla base del gesto non sembra esserci alcun motivo. Dopo l'aggressione, infatti, l'uomo, che secondo alcune indiscrezioni risiederebbe a Sant'Arsenio, si è dato alla fuga. Immediatamente sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno attivato le indagini, ma l'autore dell'aggressione si era già allontanato dal territorio di Polla dirigendosi verso Sant'Arsenio. Sono stati informati sulla vicenda anche la polizia municipale del comune di Sant'Arsenio e i carabinieri della stazione di Polla. E proseguiamo ancora con la guardia costiera di Palinuro che sequestra lidi e strutture sul demanio nel golfo di Policastro. Il servizio. Una volta terminata la stagione balneare, lidi e chioschi devono essere smontati per poi essere rimontati l'anno successivo. La Guardia Costiera di Palinuro ha iniziato i controlli per verificare se tutti i proprietari delle strutture balneari si sono attenuti a questa regola. Questa mattina i blitz sulla spiaggia e all'interno del porto di Policastro. L'operazione è terminata con una serie di sequestri e denunce all'autorità giudiziaria dei presunti responsabili degli abusi. Gli uomini del comandante Andrea Palma hanno posto i sigilli ad un intero stabilimento e ad un tratto di spiaggia su cui ancora insistevano opere finalizzate, secondo la Guardia Costiera, al rimontaggio delle strutture. Sotto sequestro è finito anche un gazebo privo di ogni autorizzazione installato all'interno dell'area portuale. Le indagini sono ancora in corso per identificare altri responsabili degli abusi accertati nel corso delle indagini. Un'attività investigativa è iniziata alcune settimane fa e solo dopo accertati riscontri documentari la Guardia Costiera è intervenuta con i provvedimenti giudiziari. I controlli stanno interessando l'intera costa che va da Pisciotta a Sapri, di competenza dell'Ufficio Marittimo di Palinuro. Sono accertamenti, spiega il comandante, che mirano a tutelare i beni pubblici e ad affermare il diritto dei cittadini ad usufruire liberamente del demanio. Nella maggior parte dei casi, ricorda, le concessioni demaniali sono legate alla stagione balneare e pertanto, scaduta la validità del provvedimento amministrativo, le opere devono essere rimosse e lo stato dei luoghi ripristinato. Durante la notte a Padula i carabinieri della locale stazione, nel corso di accertamenti per chi guida sotto effetto di stupefacenti, hanno denunciato un ventenne del posto. Il giovane, sottoposto agli accertamenti biologici, è risultato positivo all'uso di oppiacei. Al ventenne è stata ritirata anche la patente di guida. Rapinato invece il titolare di un bar al quadrivio di Campagna, il 65enne, mentre chiudeva il suo esercizio commerciale ed erano circa le 2.30 di questa mattina, è stato aggredito da tre individui col passamontagna che lo hanno colpito alla testa con il manico della pistola. I malviventi si sono impossessati dell'incasso della serata e, non contenti, hanno sequestrato il 65enne e lo hanno condotto presso la sua abitazione, dove gli hanno sottratto altro denaro contante. I rapinatori si sono poi dati alla fuga e la vittima ha allertato i carabinieri di Eboli, che hanno avviato le indagini per rintracciare i banditi. Di nuovo nel Vallo di Diano, a Buon Abitacolo, l'ex sindaco Elia Rinaldi replica agli irresponsabili. I sei mi hanno accusato di aver distrutto la squadra. Inizia così lo sfogo dell'ex sindaco di Buon Abitacolo, Elia Rinaldi, che affida ad un comunicato stampa la replica indirizzata ai consiglieri.
I sei irresponsabili mi accusano di aver distrutto la squadra. Inizia così lo sfogo dell'ex sindaco di Buonabitacolo Elia Rinaldi, che affida ad un comunicato stampa la replica indirizzata ai consiglieri e ai suoi registi occulti che hanno sancito la sua caduta con le dimissioni. La squadra ha iniziato a vacillare da quando ci siamo permessi di fare nel 2014 la prima assemblea in piazza, prosegue Rinaldi, per comunicare ai cittadini lo stato di salute dell'ente. Da quel momento il regista occulto e i suoi accoliti non hanno più gradito il sottoscritto, gridando già al tradimento. Nel comunicato l'ex primo cittadino spiega che nonostante avesse invitato i consiglieri a non fare accuse, si era comunque sentito dire che aveva osato troppo. L'ex sindaco di Buonabitacolo parla anche di manifesti riscritti per evitare che il regista occulto si offendesse. Un passaggio Elia Rinaldi lo fa anche sulle presunte epurazioni, sottolineando di non aver mai cacciato nessuno e di essersi pentito di questo. Avrei dovuto interrompere subito un accordo, continua Rinaldi, con persone che, a parte ostacolare insensatamente le mie scelte e opporsi a ogni iniziativa, non hanno fatto assolutamente nulla. Elia Rinaldi torna anche sul burattinaio e ricorda ai consiglieri: vi è forse sfuggito che si offese quando dissi di voler invitare il sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino a parlare della sua esperienza amministrativa, rispondendo che non occorreva perché l'avrebbe potuto fare lui? Un pensiero va poi ai suoi fedeli, ricordando che se non fosse stato per i consiglieri D'Alessio, Guerra, Marino e Trotta, questa amministrazione avrebbe lasciato da soli i poveri cittadini che hanno presieduto notte e giorno in via Pennino per impedire l'installazione dell'antenna telefonica, rispondendo così alle accuse di assenza di vicinanza ai cittadini, e conclude invitando al silenzio che in alcuni casi giova alla causa. Intanto, il prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, dopo le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri del comune di Buonabitacolo, ha disposto la sospensione del consiglio comunale ed ha nominato il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune, in attesa del decreto di scioglimento del consiglio da parte del presidente della Repubblica. A traghettare il comune di Buonabitacolo fino alle prossime elezioni amministrative sarà il viceprefetto aggiunto Raffaella De Asmundis. Il consiglio comunale di Buonabitacolo non verrà rinnovato nel corso della tornata elettorale del prossimo mese di giugno, in quanto la causa di scioglimento si è verificata dopo il termine del 24 febbraio previsto dal testo unico degli enti locali. Per questo motivo il commissario De Asmundis dovrà molto probabilmente traghettare le sorti amministrative del paese fino al 2017. Voltiamo pagina. Nuovi fondi per la cultura della Regione Campania. Per la provincia di Salerno sono stati stanziati 6 milioni di euro per il Giffoni Film Festival. I particolari nel prossimo servizio. Nuovi fondi per la cultura della Regione Campania. Su proposta del presidente Vincenzo De Luca, infatti, la giunta di Palazzo Santa Lucia ha approvato il piano operativo complementare POC per i beni e le attività culturali. Si tratta della programmazione prevista per le annualità 2016-2017. La strategia seguita parte dalla premessa di considerare il territorio della Campania un unico grande distretto culturale e turistico. Per quanto riguarda la provincia di Salerno, sono stati stanziati 3 milioni di euro per il Teatro Verdi, 6 milioni di euro per il Giffoni Film Festival e 4 milioni di euro per la Fondazione Ravello. Infine c'è un finanziamento da 16 milioni titolato La Campania dopo l'Expo e verso l'esposizione della cultura campana, azioni di valorizzazione delle attività culturali nei territori di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno. Tanti i suggerimenti per l'iniziativa di raccolta proposte per l'intitolazione del Teatro Comunale a Sala Consilina. Il servizio. Il Teatro Comunale di Sala Consilina non apre ancora. Il sindaco contava di poterlo inaugurare l'11 marzo in occasione della chiusura della rassegna Teatro in Sala, ma per ragioni di svariata natura il taglio del nastro è destinato a slittare ancora una volta, fino a quando non si sa. La città è da anni che attende l'ultimazione dei lavori, aspettare un altro po' non peserà, dato che questa volta si tratta di attendere solo poche settimane. L'associazione I Ragazzi di San Rocco, promotrice della fortunata rassegna teatrale amatoriale, ha deciso di far
slittare la serata di gala al giorno in cui sarà inaugurato il teatro, sempre che avverrà nel giro di 2 mesi. Ma entro questo termine l'impresa dovrebbe consegnare l'attesa struttura alla comunità. Nel frattempo il comune continua a raccogliere proposte di intitolazione da parte della cittadinanza. Per poter esprimere la propria idea basta cliccare sull'icona Un nome per il teatro, posta sulla home page del sito web istituzionale dell'ente www.salaconsilina.gov.it per accedere al forum sul quale inserire la proposta. Già tanti i suggerimenti, tra i nomi più consigliati De Filippo e Scarpetta. Si terrà sabato 12 marzo presso i locali comunali della Corte Esterna della Certosa di San Lorenzo a Padula la presentazione del libro Giulio Cesare La Galla, un aristotelico che dialogava con Galilei. Il servizio. Si terrà sabato 12 di marzo presso i locali comunali della Corte Esterna della Certosa di San Lorenzo a Padula la presentazione del libro Giulio Cesare La Galla, un aristotelico che dialogava con Galilei, di Emilio Sarli e Vincenzo Maria Pinto. L'iniziativa editoriale rientra nel più ampio progetto culturale denominato Implementazione della Banca dei Saperi Online del Vallo di Diano, realizzato dal Centro Studi e finanziato dalla Regione Campania. All'incontro, moderato dal giornalista Pietro Cusati, prenderanno parte il sindaco di Padula Paolo Imparato, Felice Tierno, presidente del Circolo Sociale Carlo Alberto, Giuseppe D'Amico, vicepresidente Centro Studi e Ricerche del Vallo di Diano, Pietro Laveglia. Ne discuteranno con gli autori l'editore Carmine Carlone, Mario Carparelli, professore di Storia della Filosofia Università del Salento e Gianfranco Pani, professore di Storia del Cristianesimo Università La Sapienza. Si terrà domenica 20 marzo con inizio alle 18 la Via Crucis Vivente Padula e Gerusalemme, organizzata dall'Oratorio San Giovanni Battista Onlus. Il progetto culturale 2016 con tutte le novità verrà presentato all'interno della conferenza stampa che si terrà a Sant'Arsenio presso la Sala Cultura della Banca Monte Pruno alle 15.30 di venerdì 11 marzo. Padula e Gerusalemme nasce per valorizzare la cittadina di Padula unendo le bellezze dei luoghi alla fede, creando un evento di forte impatto emotivo attraverso luoghi spettacolari ed in sintonia con l'ambiente di Gerusalemme. L'evento infatti coinvolge l'intera comunità attraverso un percorso fisico e spirituale che racconta con grande emozione le ultime ore della vita di Gesù di Nazaret. La portata organizzativa della Via Crucis è testimoniata anche dallo staff, ben 120 persone tra attori, comparse e tecnici, coordinati dall'attore professionista Stefano Simondo. Si è concluso all'Istituto Pomponio Leto di Teggiano il corso di formazione provinciale sulla pallavolo, presente alla fase finale anche il presidente provinciale FIPAV Massimo Pessolano. Il servizio. Si è concluso presso l'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Leto di Teggiano il corso di formazione sulla pallavolo, riservato ai docenti di scienze motorie dell'intera provincia salernitana. Dopo gli incontri di Salerno, Battipaglia e Pagani, infatti, il corso ha avuto il suo epilogo presso la struttura scolastica di Teggiano, alla presenza, oltre che del referente del MIUR per le scienze motorie, Assunta Vitale, anche del presidente provinciale della Federazione Italiana Pallavolo, Massimo Pessolano. Voglio ringraziare tutti i miei colleghi per la collaborazione offertami, ha riferito il professore Fabrizio Guida, docente formatore presso l'Istituto Leto, e ringraziare altresì la dottoressa Vitale e il presidente Pessolano. Un ringraziamento particolare al nostro preside per aver consentito che la nostra scuola fosse sede di formazione, dando a tutti noi docenti del Leto la possibilità di aprirci al territorio provinciale con grande determinazione. È stato tratto in salvo qualche giorno fa un cucciolo di lontra a Montesano Scalo, in località Pantanelle, che era rimasto bloccato tra la vegetazione in un corso d'acqua adiacente alla stazione elettrica di Terna. È stato un giovane del posto a notare che il cucciolo di lontra era rimasto incastrato tra le piante e così ha immediatamente segnalato la presenza dell'animale in difficoltà al Corpo Forestale dello Stato e al personale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Una volta giunti sul posto, gli uomini del Corpo Forestale della stazione di Cerreta hanno anche recuperato nelle vicinanze la carcassa di una femmina palesemente in lattazione e ipotizzato che il cucciolo di lontra fosse un orfano.
Pertanto il piccolo animale è stato trasportato in una struttura del centro recupero Lontre di Caramanico per essere nutrito, qui è stato battezzato con il nome di Cesare. Al momento il Corpo Forestale dello Stato, insieme ad un esperto del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, stanno conducendo ulteriori sopralluoghi per individuare eventuali altri cuccioli abbandonati. E adesso la linea va al meteo per conoscere la situazione meteorologica per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Piovasche schiarite. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da sud-sud-est con intensità di 12 km orari. Possibili raffiche fino a 21 km orari. Temperature 2 gradi la minima e 14 gradi la massima. Nessun aggiornamento né ulteriori servizi, andiamo in chiusura con il ricordarvi prima il numero di telefono per i vostri contatti telefonici 0975 520166, poi l'indirizzo per chi volesse scriverci una mail a info@cosmostv.it e poi abbiamo anche lo streaming su internet all'indirizzo www.cosmostv.it. Per ultimo vi ricordo che l'informazione ritornerà per voi con l'edizione del TG Flash di domani alle ore 14. Vi lascio la buona visione delle nostre programmazioni. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti.